7 gennaio ricordo tutto, è impresso nella mente. Un giorno molto, molto difficile e intenso. Non ricordo neanche il giorno prima, ricordo soltanto quando mi svegliai poi in terapia intensiva in ospedale, però a parte quello ricordo veramente nulla. Era il 7 gennaio 2022 quando Michele andò in arresto cardiaco mentre era a cavallo. Oggi, a distanza di un anno, fortunatamente Michele sta bene, ma a causa del malore ha dovuto dire addio al mondo dell'equitazione. È iniziato una sorta di nuovo capitolo, diciamo, perché prima facevo tutt'altro, poi mi sono ritrovato a non poter più fare quello che facevo da ormai 13-14 anni. Michele, all'epoca 16enne, promettente cavaliere, ebbe un malore all'Equestrian Center di San Zeno. Era in sella al suo cavallo Hercules quando improvvisamente stramazzò al suolo. Era in arresto cardiaco. E all'improvviso arriva questa telefonata che ci dice che Michele è in terra, privo di sensi. Da lì parte la corsa e arriviamo qui e troviamo ambulanza, elicottero, tutto intorno a Michele. La dottoressa che l'ha defibrillato, la prima cosa che disse: ora è in sicurezza ed è salvo. Furono quelle parole rassicuranti, diciamo così, che però rassicuravano fino a un certo punto. Provvidenziale l'intervento di due giovani formati che prestarono soccorso a Michele praticando il massaggio cardiaco sino all'arrivo del personale medico del 118. Sono stato, tra virgolette, miracolato perché c'erano due ragazzi che sapevano fare il massaggio cardiaco e quindi sono stato salvato da loro. Questo è un grandissimo vantaggio iniziare il massaggio perché permette di guadagnare tempo ai soccorritori. Perché il massaggio cardiaco mantiene la perfusione degli organi, soprattutto lo stesso cuore, ma anche cervello, rene e fegati, che sono gli organi nobili, che vanno comunque perfusi, ci deve arrivare l'ossigeno. La fortuna ha voluto che nei presidi ci fosse l'automedica che rientrava da un servizio e è stata immediatamente deviata. In 3 minuti sono arrivati lì, hanno scaricato 2 volte il ragazzo. Ed ha ripreso un ritmo, il famoso ROSC si chiama noi, ma ha ripreso un ritmo cardiaco normale. Poi il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso alle Scotte ed infine l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Quel giorno ci fu però un grande assente al centro ippico, il defibrillatore. Oggi gli strumenti salvavita presenti sono invece due. E c'è una legge specifica sia dello Stato che regionale che prevede che le amministrazioni comunali facciano i controlli sui propri impianti sportivi e dove si fa attività sportiva agonistica o non agonistica ci sia la presenza del defibrillatore, ma non solo, ci deve essere anche persone quando si fanno attività, sia allenamenti che partite, eccetera, ci siano persone abilitate all'utilizzo del defibrillatore. Questo dice la legge. Da quel giorno Michele è stato sottoposto ad infiniti esami, alcuni dei quali anche particolarmente invasivi. Siamo andati a fondo su tutto quello che si poteva fare, dagli esami più semplici a quelli più invasivi e pericolosi, proprio per capire realmente cosa fosse accaduto quel giorno. Al momento non abbiamo ancora risposte. L'unica risposta positiva è che il cuore di Michele è sano. Michele Sanno non ha malformazioni né malattie genetiche, il che vuol dire via libera all'attività sportiva, ma non agonistica proprio per quel defibrillatore impiantato, perlomeno in Italia. Quanto sono importanti i cavalli? Tanto, perlomeno lo sono stati tanto. Sono ancora oggi, immagino. Beh, sì, sicuramente. Michele non si è comunque mai arreso e ha deciso di ripartire da Fogliano, dove il prossimo 2 febbraio aprirà un locale. Proprio con quello che è stato un po' l'ultimo dono dell'equitazione, diciamo, quello che è stato, diciamo, il ricavato della vendita del cavallo, e che ha deciso di investire in questa nuova attività, ma per dare vita a una piazza che ormai era spenta di Fogliano, quindi è proprio un segnale di
di rinascita anche di quella piazza. Speriamo un altro periodo più che positivo. Proprio a Fogliano Michele donerà anche un defibrillatore. Perché è un qualcosa che quel giorno è mancato a Michele, è un qualcosa che riteniamo fondamentale, al di là della conoscenza personale. Era il 7 gennaio 2022 quando Michele andò in arresto cardiaco mentre era a cavallo. Oggi, a distanza di un anno, fortunatamente Michele sta bene, ma a causa del malore ha dovuto dire addio al mondo dell'equitazione.